Ciao Dandy, benvenuto a Politine TV. Ciao. Ciao. Tutto bene? Tutto a posto, dai. Tutto sì, normale. Purtroppo non abbiamo il nostro Ugo con noi. Oggi non è riuscito a essere con noi, però insomma la prossima volta magari intervisteremo anche lui o tutti e due insieme nel caso. Sì, cioè guarda, perché è proprio un caso che non siamo insieme, guarda, proprio ho avuto un problema a livello della nostra etichetta, tutto su, andare su a Milano. Purtroppo, cioè, ma stanno sempre insieme, anche perché loro che stanno sempre insieme, fanno sempre tutto insieme, giusto? Sì, chiaramente per ognuno ha la sua vita, cioè. Voi siete cresciuti comunque insieme? Sì, addirittura la nostra amicizia è nata nell'89, ci ha legato la musica. Mi ricordo la voglia di comprare il primo campionatore, e i primi locali che frequentavamo da 14 anni su Ariccione, che insomma iniziava il vero boom, fine anni 80, inizi 90. Primi locali diciamo un pochino più di spessore, io ricordo, e lo tengo sempre nel cuore, fu nel 94 al Peter Pan, suonavamo nel privé fuori, insieme a Lele Pasini, un DJ che ci dava questo spazio all'interno del suo set serale. Poi di lì abbiamo diciamo toccato per una sera praticamente tutti i locali insomma del Riccionese. Da lì è stata una salita. Verso la fine degli anni 90 abbiamo avuto un attimo di crisi. Dal 2000 siamo ripartiti. Una crisi per un discorso più legato al tipo di musica o? No, una crisi dovuta allo stile di vita. Quindi dopo diciamo che abbiamo ricominciato nel 2001 al Pascià con Luca Scarieri e l'anno dopo è iniziato io l'Ecos. Da DJ set comunque a DJ producer, qual è stato l'input che vi ha spinto, vi ha portato a questo? Io innanzitutto penso che fondamentalmente il giorno d'oggi insomma per farsi un attimo un pochino voce e spazio devi fare qualcosa e poi ne senti anche il desiderio di poter dire la tua. Poi dopo la cosa più importante è l'Italo Business, che è la nostra etichetta, questa. Guardate bene, guardate. È la nostra etichetta, è il nostro orgoglio, perché lì diciamo sviluppiamo proprio le nostre idee, i discorsi più sperimentali. Questa etichetta è formata da me, da Ugo, da Piatto e da Fabio Giannelli. Lavoriamo anche in digital download, quindi chiaramente un po' su vinile, un po' su digital, ci stiamo divertendo. Togliamo delle grandissime soddisfazioni, sì. Ecco. Molto presto vedremo comunque un'altra produzione vostra, quindi a questo punto. Sì, cioè, no, stiamo preparando Ugo, il singolo su Italo Business, e poi ci sono altre artisti che dovranno uscire in digital, questo però voglio tenere un pochino più. Allora non sveliamo tutto, creiamo un po' di suspense.